Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale, l'avete letto dal titolo, voglio parlare di tecnologia e fotografia, cioè del legame che esiste tra la tecnologia e la fotografia e che in realtà è sempre esistito. Prima di tutto però ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e in descrizione a questo video trovi i link ai nostri corsi online dallo scatto alla stampa fine art e il corso bianco e nero fine art. Allora, perché voglio parlare di questo tema? Perché credo sia un tema importante che influisce tantissimo sul nostro processo creativo e sui risultati finali. Mi è venuta in mente questa riflessione fotografica qualche giorno fa. Stavo navigando su internet, su YouTube in particolare, stavo guardando i vari canali, soprattutto stranieri e in parte italiani legati alla fotografia, e guardando nelle playlist mi sono accorto che l'80%, 70-80% dei video che erano legati appunto alla fotografia parlavano in realtà di tecnologia, cioè si parlava poco di fotografia come risultato finale, tecnica fotografica, eccetera, ma c'era tanta tanta tecnologia. Noi stessi, a dire la verità, il nostro canale Pro Mirrorless parla tanto di tecnologia, soprattutto facciamo tante recensioni di attrezzatura fotografica. E non ce ne vergogniamo perché crediamo che se fatte bene è un servizio utile a chi le guarda, ma cerchiamo anche di compensare, soprattutto me nello specifico, analizzando gli autori della fotografia, con queste riflessioni fotografiche in cui allargo le vedute su altri temi o magari con dei video dallo scatto alla stampa fine art. Però effettivamente si parla tanto di tecnologia e sembra che ormai la fotografia è tecnologia. Ora, se ci pensiamo, la tecnologia in realtà è sempre stata legata al mondo della fotografia. Proviamo a immaginare, noi abbiamo il fotografo e il soggetto. In mezzo a questi due elementi c'è ovviamente la macchina fotografica, nella quale esistono in realtà due filtri a livello concettuale. Primo è un filtro della tecnica fotografica, l'altro è un filtro della tecnologia. Ora, se nel mondo dell'analogico parlo soprattutto l'analogico meccanico, quindi torniamo un pochino indietro con gli anni, diciamo il filtro più grande tra il fotografo e il soggetto era la tecnica fotografica, cioè tu dovevi sapere di tecnica fotografica per riuscire a realizzare il tuo pensiero in un'immagine. La tecnologia era un filtro molto sottile. Perché era sottile? Perché appresa una macchina. Una volta sostanzialmente i concetti erano quelli: tempo, esposizione, ghiera dei tempi, diaframmi, insomma, non c'era praticamente nient'altro. La pellicola, ok, devi capire come riavvolgere, ma insomma, cose veramente banali. Con il mondo del digitale, ragazzi, la questione è cambiata. È cambiata perché il filtro della tecnica fotografica si è assottigliato. Oggi una persona anche con scarse competenze tecniche fotografiche può tranquillamente realizzare un'immagine a fuoco, esposta correttamente, eccetera. Ma il filtro della tecnologia si è spessito paurosamente, soprattutto in alcuni casi. Perché? Perché oggi per governare una macchina fotografica e arrivare al risultato finale, quindi creare questo ponte, questo legame tra soggetto e tra fotografo e soggetto, occorre conoscere la tecnologia, occorre conoscere il menu delle fotocamere, come configurarli. Tutto l'autofocus, che è un mondo, un pozzo nero, come espone la fotocamera, la gestione dei colori, la resa dal ISO, cioè come gestire i limiti tecnologici del sensore, eccetera, eccetera. Quindi hai tantissime cose da sapere, da conoscere per poter realizzare il tuo pensiero creativo, il tuo atto creativo, che è quello poi di produrre una foto del soggetto che ti interessa. Ora, magari vi chiederete, ma scusa Devano, qual è il problema di tutto questo? Il problema è che appunto questo processo creativo è fortemente influenzato dalla tecnologia, o meglio, molte delle energie creative necessarie per produrre una foto di qualità sono assorbite paurosamente dal fatto che dobbiamo gestire la tecnologia. Cioè, spesso, soprattutto con alcune fotocamere, ne ho parlato anche in altre riflessioni fotografiche, siamo più concentrati sul punto dell'autofocus, su come gestire l'autofocus, su come impostarla al meglio, eccetera, e siamo poco connessi con il soggetto, con l'ambiente, con la situazione. Cioè, la nostra energia è spesso più assorbita dai fattori, dalla gestione tecnologica del mezzo che dalla situazione fotografica. E questo, secondo me, è
è un grosso problema. Poi ci sono, ragazzi, anche molte tecnologie inutili che il marketing, non credo tanto gli ingegneri quanto il marketing, vogliono assolutamente azzeppare, utilizziamo questo termine, dentro le fotocamere, molte delle quali sono francamente fighe in teoria, ma poi all'atto pratico inutili, perché poi vengono utilizzate pochissimo. Quel problema qual è? Che poi dopo tu alla fine ti trovi un menu ancora più articolato, più complicato, eccetera, eccetera. Quindi un po' come succede anche negli smartphone, cioè hai 10.000 possibilità, ma poi alla fine fai sempre le solite cose. Ecco, questo è un altro tema importante che andrebbe sviscerato ulteriormente, che i costruttori dovrebbero effettivamente valutare. Cioè, ok, il marketing, ok, le tecnologie che attirano sicuramente nuovi potenziali acquirenti, attenzione, perché ormai le fotocamere stanno diventando dei computer e diventa davvero impegnativo conoscerle. Per noi che dobbiamo recensirle in poco tempo, vi posso garantire che è complicatissimo, è uno sforzo mentale veramente importante. Allora, la questione è che magari vi state chiedendo, ma quindi Damiano, per te la tecnologia ha portato solo cose negative? No, assolutamente, la tecnologia digitale ha portato sicuramente cose positive. Beh, prima di tutto credo un maggior controllo sul processo creativo. Pensiamo anche al tema della post-produzione. Oggi è sicuramente più semplice sviluppare un buon bianco e nero, più semplice, o meglio, non è così semplice perché ci vuole un occhio e competenze importanti, però è più, come dire, confortevole, ecco, forse il termine più corretto, sviluppare e hai più controllo sul bianco e nero, ad esempio su una foto in bianco e nero, piuttosto che in camera scura, dove oggettivamente, insomma, l'ambiente era un pochino, era meno confortevole e avevi comunque meno controllo, ok? C'erano alcuni che erano bravissimi con l'utilizzo delle mascherature, delle bruciature, però insomma oggettivamente non si può dire che si avesse lo stesso controllo sul risultato finale, ad esempio nella tecnica del bianco e nero. Poi c'è da dire che il digitale, secondo me questo è stato uno degli elementi, soprattutto nella fotografia professionale, che ha spinto tanto ad essere adottata, è che è maggiormente efficiente rispetto all'analogico. Attenzione, efficiente e non efficace, che è una cosa un pochino diversa, nel senso che noi oggi possiamo produrre più velocemente le nostre foto e condividerle con maggiore velocità rispetto al passato. Questo è innegabile. Molti fotografi sportivi addirittura inviano le foto praticamente durante la partita, cioè scaricano costantemente le foto, poi magari c'è anche un ragazzo, una persona a fianco che intanto le manda direttamente alle case editrici, cioè case editrici, insomma, ai giornali. Quindi effettivamente c'è molta più efficienza, cioè in un determinato periodo di tempo riusciamo a produrre di più. E poi è innegabile, come ho detto prima, che persone che hanno poca competenza tecnica possono oggi fare delle foto che prima era praticamente impensabile, e gli smartphone in questo senso sono dei campioni. Cioè oggi si riesce a ottenere delle foto grazie alla tecnologia HDR, adesso la nuova tecnologia leader dell'ultimo iPhone, insomma, tu puoi addirittura decidere a posteriore dove mettere a fuoco, quale apertura di diaframma, quindi insomma c'è veramente tanta evoluzione da questo punto di vista, sono dei campioni. Quindi gli smartphone permettono alla massa, a persone che non hanno neanche idea di cosa sia un diaframma o un otturatore, di ottenere delle foto comunque anche difficili, che un tempo erano davvero molto difficili sul piano tecnico. Ora la domanda però che ci dobbiamo fare: ma la tecnologia alla fine ha alzato la qualità dell'immagine? Tema difficile, risposta difficile da dare, voglio sapere la vostra opinione. A mio giudizio sicuramente è migliorata, ad esempio, la qualità, come la definizione delle foto sicuramente rispetto al passato, la pulizia delle immagini rispetto al passato. Si possono ottenere delle foto che prima era difficilissimo fare, penso in condizioni di luce molto critica, oppure nella fotografia naturalistica barra sportiva era difficile fare alcune foto che si riescono a fare oggi. Ma onestamente, tranne casi particolari e molto tecnici, io credo che la tecnologia non abbia, come dire, migliorato la qualità delle foto sul piano compositivo, narrativo e di illuminazione, no? Di tecnica, di illuminotecnica, chiamiamola in questo modo, quindi di capacità di utilizzare la luce. Anzi, da questo punto di vista, avendo, come dire, reso più
popolare, ok, utilizziamo questo termine, la fotografia, in realtà forse la qualità si è anche abbassata. Cioè, una volta chi fotografava, l'appassionato di fotografia, era uno che studiava, aveva appunto competenze, eccetera. Oggi vediamo tante foto di persone che magari non sono veramente appassionate, quindi il livello medio forse si è abbassato. Poi abbiamo sicuramente delle grandi eccellenze, dei grandi picchi. In realtà, però, ripeto, io non credo che c'è stato un miglioramento sul piano compositivo, narrativo, ad esempio, anzi, penso c'è stato un peggioramento da questo punto di vista rispetto al passato, o quantomeno non è che io, se guardo le foto del passato, dico, ah, beh, si vede che erano scarsi. No, anzi, semmai è il contrario. Parlo soprattutto dei grandi fotografi, ovviamente. Quindi non credo c'è stato un innalzamento sul piano della composizione e della capacità di narrazione, cioè di raccontare quelle immagini. Oggi vedo tra l'altro tanta standardizzazione, cioè le foto ad esempio di paesaggio sono tutte uguali, tutte, ne vedi una, ne hai viste 100, sono praticamente tutte identiche. Le foto di ritratto anche lì sono veramente molto molto simili, cioè c'è una grandissima standardizzazione, in campo ad esempio della fotografia matrimoniale lo stesso. Quindi ripeto, non credo che la tecnologia alla fin fine, tirando le somme, abbia apportato un innalzamento dello standard qualitativo delle nostre foto. Ha portato un innalzamento, ripeto, in definizione, in pulizia dell'immagine, in efficienza, in facilità magari di ottenere certe immagini che prima era più complicato, ma alla fin fine non c'è stato un vero salto di qualità. Io non sono contro alla tecnologia, ragazzi, però ci sono due cose che non mi piacciono assolutamente. Uno è la dipendenza che la tecnologia tende a creare. Tu più sei legato a una tecnologia e più ti senti perso se questa tecnologia non c'è più. Lo dico sempre, i ragazzi che partono con il mirrorless comunque vedo che fanno più fatica dando in mano una reflex analogico o digitale a disporre, comunque si trovano spaesati, così come chi è partito nel digitale spesso si trova spaesato utilizzando fotocamere analogiche completamente meccaniche, magari anche con un'impostazione un po' diversa rispetto alla classica reflex. Quindi secondo me la tecnologia ha un aspetto sempre negativo, e questo è secondo me intrinseco, è poi il lato scuro, no, della medaglia, e cioè che crea dipendenza. E poi l'altra cosa che non mi piace è il fatto che io mi sento, nel momento in cui sto fotografando, mi sento distratto, sconnesso dal soggetto, e questa è una cosa grave che ha un impatto fortissimo sulla qualità delle foto. Per me la connessione, la sensibilità, la concentrazione nel fare, concentrazione intesa come connessione col soggetto, sono due elementi chiave per la fotografia, e meno elementi si frappongono tra me e il soggetto, meglio è. Cioè, se io devo stare a pensare a gestire un autofocus è complicatissimo, i menu, devo messo il punto, aspetta questa funzione, in quale tasto l'ho associata, eccetera, è una cosa veramente fastidiosa, frustrante, che a me personalmente non piace minimamente. Per questo tendo a scegliere strumenti il più possibile easy, oppure se utilizzo strumenti complessi, ad esempio ultimamente sto utilizzando anche attrezzatura Panasonic, ma io lo utilizzo in un modo estremamente basico, cioè come se fosse una macchina, quasi dico analogica, cioè non mi interessa troppe tecnologie, non mi interessano, anche perché voglio sentirmi libero di gestire completamente il processo creativo. Concludo, ragazzi, e poi voglio sapere la vostra opinione, dicendo che a mio parere la tecnologia ha sicuramente reso più popolare la fotografia, ha sicuramente reso possibile alcune foto prima difficili, e ha reso possibile fare delle foto anche chi non ha competenze di tecnica fotografica, ma ritengo che la tecnologia ancora oggi non sia, e spero mai, riuscita a sostituire l'uomo su due aspetti chiave, anzi su tre aspetti. Uno, l'idea, quindi avere un pensiero. Due, saper comporre. E tre, l'utilizzo della luce. Questi sono ancora elementi che sono in mano ai poeti della fotografia. Tutti gli altri, ok, non sono più analfabeti, sanno scrivere, ma le poesie ancora non sanno comporle. Fatemi sapere cosa ne pensate a proposito di tecnologie e fotografia. Ciao ragazzi!